di servizio, il pilota De Bernardo, ripeto, il pilota De Bernardo è invitato a contattare l'ufficio turni. Ah, fermo là! Ci siamo, scusate, ero distratto. Arrivo. Dovevo avvertirvi prima, come faccio sempre, ecco. Portateli in ufficio! Guardate, è la solita merce non concilia con i vostri baracchini. Dove devo venire, scusi? Allora, senza discussione. Vabbè, io non faccio discussioni. Se ci mettono i ragazzini di leva all'aeroporto, se cambiano sempre il personale. Sì, vabbè, abbiamo capito. Cammini. Cammini, no? Si accomodi in ufficio, non faccia discussione. Un giorno o l'altro voi mi fate perdere l'aereo, senta. Mi l'hai visto addosso questa mitragliatrice? Sì, ecco qua, ecco la valigetta, la posso. Ecco. Purtroppo i cuscinetti a sfera si possono mica fare di legno per i vostri allarmi. Dottore, al controllo la valigetta ha fatto saltare tutti i congegni. Certo che l'ha fatti saltare. Apra. Subito, dottore. Bella scocciatura, eh? A chi lo dice, caro amico? Io mi sono torto di viaggiare in un articolo di metallo. Ecco qua. Oh, no! Che? E questa roba che cos'è? È il mio campionario. Io sono commesso viaggiatore in armi da guerra. In che? È in armi da guerra, non vede? Bombe di vario tipo e natura, munizioni, qui sotto mezzi mobili, camion, camioncini, carri armati, mortai, ambulanze, più naturalmente pistole, caricatori, tutto ciò che serve in guerra. E lei vende questa roba? La vendo, va a ruba, guardi che meraviglia, guardi questi proiettili, sono gioielli. Vede questo verde, dottore? È perforante. Ecco, guardi questo azzurro, questo è dirompente. Vede questo maroncino? Questo è perforante e dirompente insieme. Nel senso che prima perfora l'obiettivo ed esplode dentro con una carica mortale garantita per un raggio di 7 metri. Ma senta, lei è autorizzato a fare questo commercio? Ma che domande fa, dottore? Autorizzato? Ma certo che sono autorizzato. Io lavoro per la Panesport. La mia ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e queste sono le autorizzazioni di tutti i ministeri. E mi meraviglio che lei non sia al corrente. Io sono 10 anni che giro il mondo con questi articoli. Sono, come dire, un commesso viaggiatore come il mio collega qui presente. Collega un cazzo! E mi tolga questa mano dalla mia spalla, per cortesia.